Allora ragazzi, bentornati nel canale di FIFAGamer87. Oggi ragazzi faremo le ultime tre partite di questa Serie B. Poi ci lanceremo in un mercato, speriamo che comunque lo dovrò fare bene, perché comunque l'anno prossimo ragazzi giocheremo in Serie A con la nostra Super Pro Patria, imbattuta come miglior difesa, miglior attacco, imbattuta come punti, imbattuta in tutto. Quindi oggi andremo a farci Cosenza, Cremonese e l'ultima di campionato in casa contro il Frosinone. Quindi ragazzi andiamoci subito a fare la prima partita delle tre contro il Cosenza. È la squadra a parere mio più facile delle tre, perché dopo appunto abbiamo anche Frosinone, che il Frosinone magari è la squadra già più tosta. Quindi ragazzi andiamo a Cosenza. Eccoci ragazzi a Cosenza, terz'ultima partita di campionato per continuare l'imbattibilità di questa Pro Patria che ha ben 20 punti di distacco dalla seconda. Continuiamo così. Goldini nella scorsa puntata ci ha salvato, perché stiamo facendo pochi, stiamo prendendo pochi gol, mentre stiamo facendo tantissimi gol. E inizia Cosenza Pro Patria, subito il Cosenza che prova. Cosenza ovviamente cercherà punti per non ritornare in Serie C. Ancora il Cosenza, solito passaggio lungo, Molnar non riesce a prenderla, ancora loro che attaccano, mamma mia, ancora bravissimi Tigrotti, subito che intercettano bene, ancora i bianco-blu, attenzione con Crecco, ancora Crecco si fa rubare palla, prova adesso a spingere il Cosenza, ancora, mamma mia, subito 1-0 Cosenza dopo 7 minuti e mezzo, non ci credo, manco io, Litteri 1-0. Fare tanto il paio. Attenzione, che la Pro potrebbe perdere l'imbattibilità proprio con il Cosenza. Ancora la Pro, Cottarelli, ancora i bianco-blu. Attenzione, ma un po' oggi li sento strani, ragazzi, veramente. Ancora il Cosenza che prova a spingere. Cioè, il Cosenza non ci credo che è più forte di altre squadre come l'Empoli. Come. Mamma mia, che salvataggio, cos'è? Ma non è rigore! Ma non è rigore, dai! Facile fare punizioni intanto. Mamma mia! Tempo vola, vola, non è come FIFA. Angolo del Cosenza, dalla bandierina la prova a buttare in mezzo. Gollini a vuoto, rischio pro. Altro angolo del Cosenza. Attenzione al Cosenza che è molto pericoloso. Ancora il Cosenza che la prova a ributtare in mezzo. Ancora. Adesso la Pro prova a ripartire con Gollini. Passaggio lungo verso Mastroianni. Mastroianni la stoppa male, ma recupera bene Colani. Mastroianni, bella azione per Crecco. Crecco, ancora. Crecco, ma sto cavolo di portiere. Ancora la Pro adesso che recupera. Finisce il primo tempo. Brutto primo tempo dei Tigrotti. Brutto, veramente. 1-0 così. Non me l'aspettavo, veramente. Dire la verità, non me l'aspettavo su 1-0 così del Cosenza. Inizia il secondo tempo, subito i bianco-blu. Ok, che comunque non ci interessa più il risultato perché siamo. Perché comunque siamo già in. Però, raga, non possiamo comunque fare schifo. Cioè, tutta la bella stagione rovinarla così in una partita, no? Ancora il Cosenza che spinge col passaggio lungo. Bravissimo Gabbia che la butta in rimessa laterale. Cioè, non possiamo rovinare una stagione così. Ancora il Cosenza che spinge. Ancora il Cosenza che prova. Non regaliamo punti. Ancora il Cosenza che spinge con legittimo passaggio lungo. Ma c'è Gabbia, ragazzi, che chiude. Bravissimo Molnar. Ancora i Tigrotti che provano a ripartire adesso. Ancora i bianco-blu con Palesi. Poi pressano che, boh, sembrano il Barcellona. Maldini. Ancora Maldini. Per Mastroianni, non ci arriva Mastroianni, ovviamente Mastroianni non corre più. Ancora la Pro, bravissima che intercetta. Ancora i bianco-blu che provano. Ma andate a casa, andate, va. Andate a casa, andate. Bruttissima partita dalla Pro Patria. Neanche la voglio riguardare il replay perché. Boh, neanche. Solo il nervoso mi sale. Mi sale solo il nervoso, quindi andiamo avanti che è meglio. Andiamo avanti, che è meglio, va? Cos'era il Cosenza in classifica? Cioè, contro la 17esima, abbiamo regalato 3 punti al Cosenza. Ah, e meno male che era la più facile delle tre.
Vabbè, dai, non è successo niente, ragazzi. Allora, trattative, osservatore. Sono sempre gli stessi. Boh, dopo un po'. Ok, andiamoci a fare la seconda partita contro la Cremonese. Noi ormai siamo in A, però, raga, non possiamo giocare comunque perdere. Quindi, ragazzi, andiamo a Busto Arsizio. Bella, ragazzi, eccoci qui a Busto Arsizio, dove fra pochi minuti inizierà la 41esima giornata di questa Serie B. Tigrotti ormai promossi in Serie A da un paio di settimane, però abbiamo perso l'imbattibilità contro il Cosenza e non voglio che questo brutto episodio che c'è stato appunto contro il Cosenza adesso ci rovini. Nelle ultime due partite i Tigrotti devono fare comunque bella figura sotto lo stadio di casa e inizia subito la pro con Palesi, ancora Palesi, Palesi che la gira per Colai, ancora Colai, giro palla per Mastroianni, Mastroianni di prima, subito i bianco-blu che lotta, Cottarelli ancora la prova a buttare in mezzo, ma recuperano ancora i bianco-blu, ancora la pro con Palesi, ancora Palesi, aspetti i compagni che salgono ma non sale mai nessuno, Cottarelli, giro palla per Birindelli, ancora la pro, bellissima azione di bianco-blu. Ancora Maldini, prova a centrare, prova Mastroianni che prova il tiro a giro, recupera dall'altra parte ma non riesce. Colaiuti, la Cremonese subito che prova a spingere, ancora con Frenzy, ancora mamma mia, su PES che loro ti ammazzano i giocatori, nulla, tu li tocchi appena appena, fallo, ancora la pro, altro fallo non fischiato, ancora la Cremonese che lotta. Ancora la Cremonese, attenzione, attenzione alla Cremonese, ancora, bravissimo Crecco che capisce tutto e finisce il primo tempo 0-0 a Busto Arsizio fra Pro Patria e giustamente ci stanno i fischi perché non riusciamo più a segnare, non so che cavolo sia successo, comunque il possesso palla è nostro, 58 a 42, boh, vediamo il secondo tempo, la Cremonese. Imposta il primo pallone di questo secondo tempo indietro per Terranova, ancora Terranova, passaggio lungo 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 lungo, ma Gabbia chiude bene, ancora la Mastroianni la gira per Colai di prima, ancora i bianco-blu, ancora la pro con Cottarelli, Cottarelli per Maldini, 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 finalmente al 92esimo la Pro Patria va in vantaggio, era ora e si va a tutti dove dall'allenatore, tutti i dirigenti, allenatori, pure la gente con, boh, non so chi siano questi qua, vestiti in giacca e cravatta e tutto, Busto Arsizio, finalmente, esultente, Mizzecao al 92esimo e fa la doppia sostituzione alla Cremonese, anche se non so che cosa ci azzecchi, e finisce 1-0 Pro Patria, la penultima partita di questa Serie B. Difficilissima, tosta 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 ed esultano anche i giocatori. Mia, oh, sembra impossibile, a volte è veramente impossibile. È impossibile. Il Cosenza ancora che ha vinto. E la classifica, ragazzi, rimane questa con l'ultima partita da giocare. Siamo a 20 punti. Io andrei a simularla anche l'ultima. Fare l'ultima partita contro il Frosinone. Allora, procedi in partita. Ok, modalità allenatore, modalità in cui anzi controlla i giocatori, ti carichi le palline nella squadra. Ok, proviamo. Non l'ho mai fatta, raga. Non l'ho mai provata, voglio vedere com'è. Quindi, ragazzi, ultima partita di campionato Pro Patria Frosinone. Ragazzi, l'ho simulata, però ho fatto modalità allenatore, non so cosa sia, è la prima volta veramente che la faccio, non l'ho mai provata a fare. E oggi voglio vedere cos'è, voglio vedere soprattutto cosa posso fare in più che magari non posso fare. Ok, inizia la pro, subito i bianco-blu che provano ad avanzare, giro palla Pro Patria, acceleriamo un po', ancora i bianco-blu con Armini, giro palla, ancora la pro che prova a spingere sulla sinistra, rimessa laterale per il Frosinone, ancora il Frosinone col giro palla, palla lunga, cerca di impostare il numero 10 del Frosinone ma recuperano i bianco-blu, Birindelli indietro per Gabbia, ancora Birindelli, Birindelli, pallone lungo verso Maldini ma non ci arriva, prova a ripartire il del Frosinone, ancora il Frosinone che prova a spingere, passaggio lungo filtrante, prova a buttarlo in mezzo, Gollini tranquillissimo,
respinge la palla e finisce il primo tempo, bello 0-0 comunque fra i nostri Tigrotti e il Frosinone. Con il Frosinone spero nel centrocampo, passaggio filtrante, laterale sulla sinistra, ancora il Frosinone, intercetta bene Birindelli, ancora Birindelli che aspetta i compagni, indietro per Molnar. Molnar ancora per Birindelli, Birindelli vede Colai, ancora Colai, finta ancora per Birindelli, ancora Colai, Colai prova a buttarla in mezzo ma non ci arrivano i giocatori, spazza via la difesa del Frosinone, chiude e imposta bene il bianco-blu, ancora la prova, anche l'arbitro viene scartato, ancora Colai, bellissima azione di bianco-blu, ancora con Colai che cerca i compagni per Birindelli, finta per Crecco, Crecco ancora, finta contro finta per Maldini, Maldini si prova a girare, bella azione, ci hanno provato, Frosinone adesso prova il contropiede veloce. Ancora, provano loro, provano a impostare il contropiede, la prova a buttare in mezzo, viene chiuso bene di testa gabbia, ancora il Frosinone, chiude benissimo, Spattoiani che fa da sponda, non ci arriva Colai. Intanto sostituzione per il Frosinone, siamo all'ottantesimo. Ancora il Frosinone che prova a impostare, ancora, pallone lungo, ancora, prova, finta, chiude benissimo, ancora i bianco-blu. Che avanzano ancora Maldini, finta indietro, ancora Armini, ancora per Maldini, passaggio un po' lungo ma ci arriva di testa, mamma mia cosa si è mangiato, e finisce e la Pro imbattuta all'ultima giornata, bello 0-0 e applausi per i nostri giocatori. Mastroianni giustamente dà il terzo tempo a tutti, stanno anche parlando magari di un probabile approdo a Busto Arsizio, la Pro applaude e vola in Serie A, ragazzi. Ultima di campionato, poteva finire meglio 0-0 e tutti i Tigrotti che vengono accolti dalla curva della Pro e anche Mastroianni che dicono che magari l'anno prossimo se ne dovrebbe andare lontano dal cielo. E vediamo, ragazzi. Andiamo avanti e ci salutiamo qui prima della migliore squadra della stagione. Abbiamo Palesi, Maldini e Cottarelli. Ah, beh, Maldini. E Maldini, ragazzi, Maldini ha fatto tantissimo nella Pro. Comunque è arrivato a metà stagione, non è che è arrivato a stagione completa. Allora, ci sono arrivate le offerte di lavoro. Io devo vedere un attimo. Anche se la Pro non l'abbandono perché comunque l'ho portata in A e sarei un pirla. Allora, carriera allenatore, vediamo. Ah, ok, abbiamo vinto la Serie B e offerte di lavoro, vediamo. Allora, ci è arrivata l'offerta dal Cittadella che poi dalla squadra lì che in promozione e nazionale niente. Idea di avanzare ancora, avviciniamoci almeno. Avviciniamoci almeno ragazzi alla fine di questa stagione. Ok, avanziamo ancora. Avanziamo, avanziamo, siamo al 26 giugno. Allora, obiettivi stagione riepilogo, vediamo. In questa stagione ragazzi sono stati uno spettacolo, abbiamo raggiunto l'obiettivo e siamo sempre apparsi in forma smagliante, prevedo grandi cose. E beh, ma certo, con un club pieno di campioni come il nostro non avremo davvero limiti. Ok, se lo dite voi ragazzi. Ok ragazzi, ci salutiamo qui prima della nuova stagione dove andremo a sistemare la nostra Pro Patria per non ritornare subito in Serie B. Detto questo ragazzi, un saluto al vostro FIFA Gamer, buon fine settimana, ci vediamo lunedì per un'altra bella puntata, bella!